Buonasera da Federico Emilia e Massimo Montiroli in diretta dall'Urbe di Verecalcio per il derby Borgorosso. Allora, posticipa in Serie A dell'Inter. Borgorosso che si presenta al derby con 3 vittorie in 4 gare, Montagnola un pari e 3 sconfitte, tutte di misura per 2-1. Il derby si sa sempre una partita a sé. Andiamo con le formazioni: Borgorosso 4-3, Lovizon di Carlo, Crealto, Belli, Marchetti, Santucci, Lacalamella, Di Maria, Pau, Melchiorri, unica punta Carrano, risponde Montagnola con Matteo, Ruggeri, Ciolli, Gabrielli, Prete, Mellaro, Nemesio, Ponzio, Guidi, 4-4-2 e si parte subito. Montagnola in possesso che attacca da sinistra verso destra. Nemesio, ti alzi, alzati! Attenzione alla Montagnola qui in avanti, palla persa, riconquistata da Ponzio. Portano sulla destra, chiuso, fallo laterale, ora Montagnola in posizione offensiva. Fallo, palla lunga, respinta ancora Montagnola al limite, prova a uscirne ora Borgorosso sulla sinistra con il... tenta di ripartire dalla sinistra il Borgorosso ora con Santucci. Comincia a salire, sali, sali. Palla lunga verso Pau, chiuso da Ruggeri. Falsoi. Attenzione Pau. Con il 75 in avanti, Ruggeri torna indietro da Gabrielli. Teniamoli là, dai. Che si rifugia tra i piedi di Mattei. Destra, destra. Ora Gabrielli, sì, centrale per Falsoi, fa partire Ruggeri sulla sinistra, non riesce però a mantenere il possesso di palla, fallo laterale in favore del Borgorosso. Marchetti lungo di testa, la spizza Carrano, torna indietro verso Di Maria. Il corre in avanti, chiuso, apre a sinistra Montagnola, chiuso molto bene qui da Pau. Ruggeri gioca corto, palla ancora sui suoi piedi, poi indietro da Gabrielli, centrale da Capitan Ciolli, si alza il numero 20, gioca sulla destra per Prede e poi Nemesio, tenta di uscirne fra due, perde palla Di Maria. Melchiorre si lascia la mella. Ora Melchiorre. Sali Sandro. Buona l'apertura verso Pau, chiuso nuovamente da Gabriele. Una palla qui Melchiorre. Torna indietro Di Maria. C'è Marchetti largo a destra, visto. Vieni Pau, vieni Carla, si alza vieni, la pressione da parte di Falsoi. Si abbassa anche Pau a ricevere. Gioca corto su Altobelli. Quindi nuovamente Marchetti. Sì. Di Maria, Mattia. A terra c'è fallo, calcio di posizione in favore del girati, Borgorosso. Girati, pallone fermo, va bene, chiaro. Vai, vai Marchetti, vai, 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 vai Marchetti, vai, 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 vai. Palla verso Carrano di testa Di Maria, buono lo stop al volo. Santucci apre a sinistra, molto bene qui per Melchiorre. Lorenzo, palla centrale di testa. Arriva il tiro di Carrano, respinto, Santucci da fuori, palla alta. La prima occasione da gol si presenta sui piedi degli uomini di mister Cesaretti, con Carrano prima e Santucci poi. Prova a costruire dal basso ora la Montagnola con Borgorosso che rimane alto in pressione. Ciolli alza la testa, porta palla. Lancio ora verso il numero 9 Guidi, perde poi palla Di Maria, ancora sulla destra verso Pau, chiuso Gabrielli, ancora Pau a rubare palla, rimane lì, calcio di punizione dai 25 metri sulla destra, tre quarti offensiva per il Borgorosso. Batterà la Cialamella, sistema già il pallone il numero 20. C'è
centrale di centrocampo Mancino del Borgo Rosso, pronta la barriera, fase di disposizione da parte di Mattei, Falsoi a destra, vediamo se andrà a conclusione diretta il numero 20. Centro, formazione del Borgo Rosso. Uno! Pallone Mattei, verso Falsoi. Uno stop al volo da parte di Guidi che sale, Marchetti su di lui, ancora Guidi in avanti, sale il numero 9, rientra sul destro, la gioca ancora sul numero 8, Falsoi, perde poi palla, può ripartire ora il Borgo con Di Maria, la cialamella, scarico su Santucci, torna indietro da Crea. Anzi Altobelli, Di Maria atterrato da Lattanzio, calcio di punizione, batte velocemente, lancio a lungo sulla sinistra a cercare Melchiorre, innesca Carrano sull'out di sinistra, il cross centrale, palla fuori. Andrei qui. Sesto minuto di gioco, 0-0. Ciolli, Gabrielli si abbassa l'attenzione a ricevere, porta palla allarga sulla sinistra per Ruggeri, nuovamente per Gabrielli, Pau su di lui, anzi Carrano ruba palla, non riesce però a mantenere il numero 26, fallo laterale per la Montagnola. Ancora verso Gabrielli, gioca corto sull'Attanzio. Guidi che si abbassa a ricevere, ancora l'Attanzio. Quindi Ruggeri, Falsoi, porta palla al numero 8. Palla centrale a cercare Ponzio. Santucci, scarico su Melchiorre, quindi Crea. Eccolo qua. Di Maria, la cialamella, il cross centrale verso Carrano, Ciolli rimane a terra e guadagna calcio di punizione. Giordano, ancora palla centrale, si abbassa Ponzio a ricevere, poi Nemesio a combattere, Santucci in possesso, alza la destra, allarga a destra verso Pau, chiuso da Gabrielli, quindi Lattanzio nuovamente per Falsoi a campo d'esterno, cercare proprio Ponzio, perde palla in fuori di Altobelli, si crea Di Carlo, Carrano, ancora la cialamella, c'è Marchetti largo a destra, visto, palla centrale verso Carrano, chiuso da Gabrielli, palla che esce, fallo laterale, batte Pau, ancora la cialamella, finta di corpo, scarico su Di Maria, lungo per Marchetti, chiuso Tanzio a rimettere ordine, può ripartire da Gabrielli, gioco vivace finora quello visto in campo dalle due compagini, attenzione se con Guidi qui in avanti a chiudere Altobelli, Guidi rimane in posizione, attenzione Guidi, il tiro di Guidi, Lovizon la fa sua, diciamo gioco molto vivo quello visto in campo finora dalle due compagini, con il Borgo che sta cercando di attaccare con lanci lunghi da sinistra a destra, le aperture sono quasi sempre fatte da La Cialamella o Santucci, bravissimo Pau ora ad allargare sulla sinistra per Melchiorre, porta palla numero 44, scatta Pau, lancio lungo, va bene. Carrano, Ciolli, Mellaro,
Palla lunga verso Ponzio, fa rimbalzare Di Carlo, perde l'attimo, porta palla quindi il numero 21, chiuso. Poi Di Carlo, Di Maria, attenzione, Guidi rimane a terra, calcio di punizione in favore della Montagnola. Sul pallone Lattanzio e Mellaro. Palla da lì al centro verso Guidi, rimbalza ed è calcio d'angolo dalla sinistra, il primo in favore della Montagnola, il primo di questo match. E Giordano al limite. Lavi, marcature, Lavi, uno per uno. Batterà falso, risale anche Ruggeri. Palla al centro con i pugni Lovizon. Palla che rimane al limite, vediamo. Buttata fuori da Santucci in direzione Pau, chiuso da Ciolli. Poi la Cialamella, ancora verso Pau che scatta probabilmente posizione di fuorigioco. Segnalatura dall'assistente. Batterà Ruggeri. Arrivano indicazioni da una parte e dall'altra dalle panchine. Entrambe le squadre vogliono i tre punti. La Montagnola per smuovere la classifica, che rivede la parte bassa con un solo punto, mentre Borgorosso a 9 punti si potrebbe portare a 12 a ridosso del Maccabi, ancora quest'anno capolista, 15 punti in 5 partite. Lovizon, pronto alla rimessa dal fondo, va lungo il capitano del Borgorosso. Carrano la tocca, Ciolli, attenzione qui numero 20, fa rimbalzare male il pallone, sale Santucci in pressione con i piedi, Mattei la alza, Gabrielli non riesce a mantenere il possesso, ancora Pau, Lattanzio, un po' di confusione in questo momento, Melchiorre e poi Mellaro ad allargare sulla destra per Prede, molto bene qui, scivola Ponzio, quindi la Cialamella può ricominciare dietro da Lovizon. Palla larga a destra verso Marchetti, si abbassa anche Pau a ricevere, quindi va a ricevere lo stesso 75, scatta Marchetti, ignorato, può ripiegare ora, pallone lungo di Altobelli che impatta su una delle vetture fuori dal campo, speriamo non sia la sua. No, tutto ok, ho detto. Ruggeri verso Ponzio, poi Falsoi, porta palla il numero 8 fra tre uomini, la gioca su Lattanzio, pressato, porta palla ancora il numero 16, atterrato, non c'è nulla. Pau gioca centrale su Di Maria, alza la destra il numero 98, quindi Santucci, sale Santucci, palla centrale verso Carrano, esce Mattei, una ginocchiata forse sul viso del portiere. Si rialza Mattei, Carrano che ha impattato con il ginocchio probabilmente sul volto del numero 99 della Montagnola. Non c'è nulla di grave, fortunatamente. Direttore di gara che chiede di rimettere il pallone sulla linea del limite dell'area di rigore per riprendere il gioco. Può ripartire il corto da Ciolli, rimane alto Carrano in pressione, scarica sulla destra per Prete. Quindi Mattei. Alza la testa Mattei, gioca centrale per Ciolli, sale il numero 20, pallone lungo verso Prete, deve ripiegare e poi vede Guidi,
per Gabrielli, sia Falsoi sia Ruggeri sulla sinistra. Falsoi perde l'attimo, poi riconquista il pallone, vede Ruggeri molto bene ora qui il lancio da parte del numero 8, traversone di Ruggeri chiuso da Di Carlo. Falsoi, ancora lui, sale il numero 8, lascia la Mella a combattere, Nemesio in possesso, scarico su Mellaro, c'è Ruggeri largo a sinistra, ignorato, palla per Guidi, centrale, lo stop per Guidi, Lovizon evita i pensieri, segnalato poi fuori gioco, qualche secondo di ritardo da parte del direttore di gara, con Lovizon che era pronto a far ripartire il gioco con Paolo largo a destra. Può ripartire ora invece dalla sinistra per Di Carlo, si abbassa la Cialamella a ricevere come vertice basso, si gira, il lancio è lungo per Melchiorre, buono l'aggancio da parte del numero 44, si allunga il pallone, vediamo se lo mantiene in campo, così è, si gioca, anzi no, fallo laterale in favore della Montagnola, dall'out di destra della propria metà campo. Prete, lancio lungo verso Ponzio, poi Nemesio, perde palla. Ancora per Pau, buono lo scarico sulla sinistra per Melchiorre, in pressione Prete. Melchiorre lo salta molto bene, qui poi Prete va a chiudere, calcio d'angolo dalla sinistra per il Borgo Rosso. Lo sale anche Altobelli. Da fuori in Marchetti, Di Maria, Pau e la Cialamella. E marca pure l'attenzio! Chiamali! Ultimo uomo di Carlo, il cross centrale. Respinta! Ancora lì, brivido. È stato lo stesso Altobelli. Palla in fallo laterale. Sempre in posizione offensiva per il Borgo Rosso. Batterà Marchetti, si abbassa Carrano, la palla però è per Pau, ancora Pau, torna indietro dalla Cialamella, porta palla, pressato da Guidi, non lo molla, torna poi indietro verso Altobelli, palla che termina sui piedi di Lovizon, si alza ora Montagnola. Il lancio lungo verso Carrano, chiuso da Ciolli, poi Gabrielli di testa, palla che rimane lì, Santucci lancia in avanti molto bene per Carrano, che scatta, va al tiro Carrano, palla che esce di nulla alla sinistra di Mattei. Ancora Santucci ad innescare Carrano. Arriva l'ammonizione, vediamo per chi. Forse Gabrielli. Ammonito il numero 15 per proteste per un presunto fuorigioco non segnalato. Ammonito Gabrielli, il primo di questa gara. Siamo al 18° minuto di gioco, ancora reti bianche per il derby tra Borgo Rosso e Montagnola. Mattei gioca corto su Ciolli, si abbassa l'attanzio a ricevere Di Maria in pressione, il lancio lungo molto bene di Gabrielli verso Guidi, scatta il numero 9, si abbassa Altobelli, ancora Guidi, salta Altobelli, il cross basso di Guidi, palla che rimane fuori al limite. Nemesio in possesso, palla fuori, Carrano, Santucci di prima, allarga sulla sinistra per Melchiorre, prende tempo per far riposizionare i suoi la Cialamella, porta palla alto Pau, salta qui Lattanzio, guadagna calcio di punizione, il fallo è di Lattanzio. Mattia! Scaramucce tra Lattanzio e Pau.
Mattia! Basta! È Lucio! Guarda là! Direttore di gara chiama colloquio Lattanzio e Pau. Cambio del pallone intanto dopo il colloquio con Pau e Lattanzio, riprende il gioco, lascia la mela largo a sinistra verso Melchiorre, buona la chiusura da parte di Prete, fallo laterale in posizione offensiva sulla sinistra ancora per il Borgo Rosso, palla verso Melchiorre, buona la palla per Carrano dal limite, si gira, scarico per Santucci che allarga sulla destra per Marchetti, portapalla il 92, chiuso da Ruggeri. Ruggeri verso Guidi, buona la palla per Ruggeri, manca l'aggancio, palla in fallo laterale per il Borgo Rosso, batterà Marchetti, palla verso Carrano di tacco verso Pau, rimane a terra, calcio piccione per fuori dalla Montagnola, Mellaro, palla lunga verso Guidi, lascia la mella, ripiega, chiude molto bene qui il numero 20, uno dei migliori in campo visti in questo momento per gli 11 di mister Cesaretti, lascia la mella da una parte e Falsoi a mio avviso dall'altra insieme a Lattanzio. Batterà il fallo laterale Ruggeri sulla tre quarti offensiva di sinistra per la Montagnola, lo scarico è basso, corto sulla Lattanzio, va centrale, poi chiuso Di Maria, pallone lungo, direzione Ciolli però, che è solo e può ripartire da Mattei, in mezzo, che esce dalla propria area di competenza, andrà poi lungo verso Ponzio, chiuso Santucci, lascia la mella, largo a sinistra per Di Carlo, scatta ancora in avanti Santucci, chiuso la linea di passaggio da parte di Lattanzio e Mellaro, palla larga sulla destra per Falsoi che si è invertito intanto di fascia con il numero 11 Nemesio, scatta Falsoi sulla destra, palla centrale dove c'è solo Lobizon che può far la sua, Lobizon sulla destra, pallone è verso Pau, attenzione fuori dai pali Ruggeri, poi Di Maria, lancia la mella, lancia ancora Pau sulla destra, Pau contro Gabrielli, sale il numero 75, ancora Pau, pallone corto per Melchiorre, rifacciamo in chiusura, fallo commesso da parte del numero 20, lancia la mella qui, prova a conquistarlo ma in realtà lo commette, gioca, noi giochiamo, mettetevi bene qua, Lattanzio sul pallone con lui Mellaro, si defila il numero 16, solo Mellaro batte largo a destra per Falsoi, di testa addomestica il pallone, non riesce però a mantenere il possesso, fallo laterale stavolta per il Borgo con Di Carlo pronto a battere, Melchiorre la fa scorrere per Santucci, guadagna l'ennesimo fallo laterale, lascia la mella centralmente da Altobelli, quindi Marchetti di prima per Pau, scarico per Di Maria, fa buona guardia Lattanzio, poi Nemesio, sale ora Montagnola con Guidi, ancora da Lattanzio, Ruggeri, Lattanzio centralmente verso Mellaro, rischia qui Mellaro, si abbassa Falsoi di prima per Ponzio, chiuso ancora Mellaro, non riesce a mantenere il possesso, fallo laterale nuovamente per il Borgo, sempre dalla sinistra, lascia la mella, poi lascia Di Maria, c'è Marchetti solo a destra, basso però, si deve alzare, lo vede ora Di Maria, lo scarico è proprio su Marchetti, pallone lungo, Ruggeri a chiudere, palla verso Guidi, Altobelli è chiamato agli straordinari qui in chiusura su Ponzio,
Di Carlo, Santucci, centro di centrocampo, pallone in possesso nel Borgo, sale Santucci, Pau, ancora il numero 12, va Santucci, tre quarti offensiva di sinistra, Melchiorre, sale anche Di Maria, ancora Melchiorre, supera Prete, cross basso, Lattanzio scivola e palla in calcio d'angolo dalla sinistra per il Borgo. Batterà Santucci. Lo sta per scoccare il 25esimo minuto di gioco, cross centrale, attenzione in due tempi Mattei. Recuperiamo e saliamo. Prete, Cimellaro per Falsoi, largo a destra, scattato Guidi sulla sinistra, d'esterno Falsoi alla Modric, non riesce però a dar potenza al pallone, la chiude Marchetti, poi lancia Lamella, si abbassa a ricevere Melchiorre. Santucci, poi la Cialamella, salta molto bene qui Lattanzio, Di Carlo, linee strette da parte della Montagnola, quindi Santucci lancia lungo in zona Di Maria, chiuso Lattanzio, lancio lungo per Guidi, molto bene qui, scatta il numero 9, Altobelli pronto a chiudere, va Guidi, salta Altobelli, ancora Guidi, entra all'interno dell'area di rigore, passaggio fuori verso Falsò, il tiro e arriva il vantaggio della Montagnola, 0-1, segna il numero 8 Falsoi su assist di Guidi. La sblocca Falsoi, l'avevamo detto qualche minuto fa, uno dei migliori degli 11 della Montagnola, invertito di fascia con Nemesio, si accentra lui, buono il lancio il numero 8 dopo aver saltato all'interno dell'area di rigore Altobelli, e Falsoi di piatto supera Lovizon, 0-1. Di Maria, Marchetti, la Cialamella, ancora Di Maria, Guidi rimane in pressione sul 98 che mantiene il possesso, poi Lattanzio gioca a terra e trova Santucci, Carrano scarica su Santucci, alza la testa, allarga a destra verso Marchetti, Marchetti, la Cialamella, il cross centrale, deve chiudere Ciolli, palla in calcio d'angolo, vantaggio che è arrivato al 26esimo minuto di gioco, 27esimo ora in corso. Andiamo a piappo di palla, andiamo a tappa, sì, rimanete 1-1, va Santucci, svetta Di Maria, non riesce però ad imprimere forza al pallone, lo sfiora solamente, rimane però il Borgo in possesso, il cross ancora centrale, palla che attraversa tutta l'area di rigore e ancora calcio d'angolo, sempre dalla destra, decisi ogni mezza palla, batterà sempre Santucci, Di Maria sempre da fuori con la Cialamella, ancora centrale nei pressi di Altobelli, palla che si spegne alla destra di Mattei, ancora pericoloso sotto porta Borgo Rosso, Montagnola che sicuramente ha costruito meno ma ha trovato più cinismo e ha sbloccato poi la gara. Ciolli gioca verso Prete, buona qui la pressione da parte di Carrano e fallo laterale per il Borgo Rosso. Santucci si gira il numero 12, supera Falsoi, Di Carlo contro Prete, lo chiude poi Ciolli, palla che termina fuori, riprenderà il gioco Mattei. Ancora per Capitan Ciolli, Mellaro, poi Prete, Falsoi di tacco per Nemesio, ancora il numero 8 a portare palla, guadagna calcio d'angolo il numero 8, ancora ad offrire dinamismo sulla destra per la Montagnola,
sarà lui stesso a battere il calcio d'angolo. Si alza anche Ciolli, lo vede falso, il pallone corto, Gabrielli, palla respinta da fuori, Nemesio svirgola, palla che però rimane lì in zona Lattanzio. Ruggeri largo a sinistra, piazzato, non è né un tiro né un cross, palla che si spegne tra le braccia di Lovizon, può riprendere il gioco, vede Pau, palla che impatta su Guidi, Ruggeri, Carrano, buono qui per Santucci. Gioco fermo. Calcio di punizione leggermente oltre la linea di metà campo. Posizione offensiva per il Borgo Rosso. Batterà Di Maria. Pallone tagliato da fuori. La tocca Santucci verso Carrano. Poi Ciolli si rifugia tra le braccia di Mattei. Ancora a costruire qui Borgo Rosso. Mellaro torna indietro da Mattei che allarga sulla destra per Ciolli, alza la testa il capitano della Montagnola, torna poi indietro da Gabrielli, unico ammonito finora della gara. Mellaro porta palla, alza la testa e trova Ruggeri sulla sinistra che di petto la porta avanti, supera Marchetti, non Altobelli, fa buona guardia. Il gioco prosegue verso Pau, non riesce ad agganciare, si alza quindi Gabrielli, ancora sulla sinistra, di tacco Ruggeri verso Guidi, ancora Altobelli a chiudere, poi sale Pau sulla destra, ancora Pau, sale Pau, Santucci da fuori, tenta la botta Santucci e trova un gol meraviglioso per il pari. La riaggancia il numero 12, Giulio Santucci. La botta dai 20 metri che si va ad infilare sotto l'incrocio destro dei pali difesi da Mattei, non può nulla. Derby ora in parità quando siamo al 32esimo minuto di gioco. Ricordiamo le reti di Falsoi al 26esimo e di Santucci al 32esimo. Mellaro, poi Ponzio. Tutto da rifare ora, una gara nuova. Ponzio lancia la mella. Di Maria. Marchetti. Per Carrano, riesce ad agganciare, palla in fallo laterale, Ruggeri gioca centrale per Mellaro, Pocciolli porta palla, Ciolli allarga sulla destra per Falsoi, ancora Falsoi si accentra, vede Ponzio, la tocca per Guidi, il pallone è lungo, Lovizon. Lovizon va lungo a cercare Pau, prova ad agganciare, Gabriele si stacca, la tocca di testa, trova Mellaro, poi verso Guidi, fa buona guardia qui Marchetti, palla in fallo laterale per la Montagnola, sempre Ruggeri incaricato alla battuta, rimane basso Lattanzio, Mellaro anche con lui, attenzione a Guidi nell'area di rigore, si gira fra due uomini, perde poi palla in favore di Altobelli, può portare palla ora fuori Santucci la squadra. Carrano vede Melchiorre largo a sinistra, pallone forse un po' troppo lungo, può chiudere per Ede, ancora il 3 in possesso, poi Mellaro,
Scatta Ruggeri sulla sinistra, può ripiegare però Pau, quindi Mellaro cambia direzione del pallone verso Prede, poi Gabrielli, buono il fraseggio qui da parte degli uomini della Montagnola, si alza Gabrielli, Ruggeri fa tutto il campo, va sul fondo, trova poi Guidi all'interno dell'area di rigore, la pressione la Cialamella, braccio largo destro da parte di Guidi, rimane a terra la Cialamella. Intanto se c'è un cambio per Montagnola entrerà il numero 17 Policarpo, uscito col numero 21 Ponzio, primo cambio che arriva al 35esimo minuto di gioco. Policarpo fungerà da seconda punta. Questo è entrato così. Ha fatto il cambio anche quando il quartiere all'altro. Ma stava fuori o era il gioco fermo? No, gioco fermo. No, ha chiamato lui. Di Carlo. Perde poi palla. Ciolli. Ancora Prete sulla destra. Mellaro. Scattato Policarpo sulla sinistra. Buona chiusura partita Cialamella. Santucci manca l'aggancio. Nemesio. Poi Mellaro a dare ordine. Torna indietro verso Mattei. Palla forse lunga anche per lui. Si alza Melchiorre, con lui Carrano. Palla che rimane sulla destra. Crea. Ancora lui. Lattanzio scalcia, trova Falsoi, palla lunga per Guidi, trova l'aggancio il numero 9, sale Guidi, ancora Guidi, rimane lì il pallone però, ancora Guidi in possesso, molto bene a difendere, fa valere tutti i suoi centimetri, trova poi Mellaro, ancora il 4, godiamo il passaggio, torna indietro però da Ciolli, si alza Carrano. Non ti far trovare, Melchiorre è scattato Pau sulla destra, Melchiorre però va a sinistra, anzi vai, va centralmente, vai, perché vai, c'è solo Ciolli. Ciolli torna da Mattei, vai uguale che la giocano, porta palla fuori dall'area di rigore, attenzione Pau da fuori, tenta il tiro e palla larga alla destra di Mattei, Mattei che era uscito palla al piede rischiando. Nuovo cambio per la Montagnola dopo Policarpo. Entrerà il numero 7 Murtas. Panzoli! Andrei, capito? Un attimo prima! Un attimo prima, perché adesso che poi arriva la palla! E uscirà il numero 16 Lattanzio, autore di un'ottima gara finora. Murtas che abbiamo visto giocare. Ci controllerà il Miami. Sono un'ottima gara. La prima punta devi star mezzo ai due difensori. E attacca. Largo, 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 largo Pau. Venite qua però, di mai. Porta palla Gabrielli. Vieni largo Pau, vieni e prendi questo largo. Lì lo fa. Poi Falsoi che ora fungerà da centrale, prima da esterno sinistro, poi da esterno destro, ora da centrale. Trovo anche il gol Falsoi. Fa un po' tutto in mezzo al campo. Compagno! Murtas. Gioca su Prete, innesca lungo Policarpo, poi Nemesio. Va bene Nemesio. Va bene, doppio cambio arrivato per gli uomini di Paolo Antoni, 38esimo minuto, il secondo cambio, con il pallone lungo verso Policarpo, attenzione Montagnone in avanti, Policarpo rientra, supera due uomini, di fatto trova Nemesio da fuori, palla molto lenta qui che non va ad impensierire la retroguardia del Borgo Rosso, rimane ora Falsoi in possesso, sale il numero 8, allarga a destra verso proprio Policarpo, chiusura di Carlo, quindi Santucci, ancora falso in pressione, sporca la linea di gioco qui di Santucci, Ruggeri va il cross, la prende molto bene Lovizzon qui. Rientra. Fa salire i suoi Lovizzon, trova scarico su Di Carlo, largo a sinistra, Murtas in pressione, quindi crea, poi la Cialamella nuovamente per Di Carlo, lancio a lungo verso Santucci che innesca sulla sinistra Melchiorre, il lancio prendibile per lui, non per Mattei che fa su il pallone, rientra nella propria area di rigore,
giochiamo. Trova Gabrielli, corto. Quindi Falsoi, Di Maria in pressione su di lui, torna quindi indietro il numero 8. Mattei a destra per Prete, centrale per Mellaro. Quindi Prete, lascio lungo verso Policarpo, chiuso da Di Carlo, lascia la Mella a combattere. Prete di prima verso Falsoi, in scivolata. Buono qui l'aggancio da parte di Guidi, sale Ruggeri sulla sinistra, sale il numero 14. Il cross di prima intenzione, lascia la Mella in tuffo di testa, poi Mellaro, ancora Montagnone in avanti. Mellaro, Ruggeri, centrale verso Murtas, pericolo qui, Mellaro, anzi Nemesio. Nemesio si gira, Guidi tenta il tiro, Lovizon, pallone che impatta su di lui. Sempre Montagnone in avanti, Prete in possesso verso Nemesio, Di Carlo chiude, fallo laterale. Buono il break qui da parte della Montagnola. Prete verso Policarpo, attenzione a Ruggeri da fuori, il cross ancora all'interno della rigore, si gira Guidi, aggancia. Policarpo stava lasciando andare la gamba, ancora palla fuori. Batterà Lovizon, corto sulla destra per Marchetti. Marchetti, Pau. Quindi Di Maria, lascia la Mella. Di Carlo, Melchiorre sulla sinistra, centralmente. Gira di qua. Scatta troppo in ritardo qui Carrano, cando l'aggancio, non si era neanche accorto forse del pallone di Arrui lui. Falsoi, quindi Ruggeri. Perde palla in favore di Carrano, poi Policarpo la riconquista in fuori della Montagnola. Marchetti chiude, lascia la Mella, ancora conquistare l'ennesimo pallone. Falsoi trova Nemesio, quindi Mellaro, palla alta a sinistra, Guidi, tutto il cross centrale, c'è solo Lovizon nell'area piccola. Finisce il primo tempo 1-1 tra Borgo Rosso e Montagnola, alle reti quelle di Falsoi e Santucci. Finora vi aspettiamo per il secondo tempo del derby dell'Urbe de Vere.
pronti a ripartire per il secondo tempo. Borgo Rosso Montagnola, risultato inchiodato sull'1-1. La sblocca Falsoi, la riprende Santucci, partita molto viva. Ci sono due cambi per il Borgo Rosso, entrano Tartaglia al posto di Altobelli, Petrolo al posto di Marchetti. Formazione invece invariata per la Montagnola dopo i due cambi a ridosso della fine del primo tempo. Montagnola che attaccherà dalla sinistra verso destra, Borgo Rosso da destra verso a sinistra. Palla dietro per Ciolli, quindi Prete si alza Melchiorre con lui. Prete torna da Ciolli, centralmente da Gabrielli, porta palla al numero 15. Trova Ruggeri sulla sinistra, ancora indietro. Borgo Rosso tutto sotto la linea del pallone momentaneamente. Laccia la mella, anzi di Carlo, di testa di Carlo che ora funge da centrale. E Petrolo da terzino sinistro. Scatta ora Carrano, supera Ciolli, anzi scivola. Commette poi fallo scivolando su Ciolli e calcio di punizione fuori dalla Montagnola. Ciolli ancora a terra. Pronto a riprendere il gioco Mellaro. Gioca a largo a destra per Prete, quindi Guidi lo stop, mette a terra, si gira tra due uomini, buona la chiusura da parte di Crea, Melchiorre, quindi Santucci, torna da Crea, centrale lascia la mella, manca il secondo aggancio qui, mette palla fuori, lascia la mella, rimane a terra, forse crampi per lui, Falsoi ad aiutarlo. Sangue dal labbro inferiore anche per Capitan Ciolli. Gioco momentaneamente fermo. Secondo minuto di gioco. Melchiorre va a restituire il pallone a Montagnola. Ciolli, quindi Gabrielli di tacco, quindi per Ruggeri, porta palla il numero 14, alza la testa, il cross al centro dell'area di rigore verso Murtas, chiuso, si abbassa Melchiorre. Torna rischiando anche Dalovizon, Policarpo su di lui, vede Di Carlo, può uscire, trova Di Maria nello stretto, allarga a destra, pallone verso Pau, chiuso, ora Carrano, Santucci porta palla, c'è Melchiorre largo a sinistra, lancia Carrano, c'era Melchiorre largo a sinistra, non visto. Ci mette che bene! Mattei gioca corto su Prete, quindi Mellaro, sa destra il numero 4, torna indietro nuovamente da Prete, Melchiorre su di lui, Mattei, ritmi più bassi al momento rispetto a quanto visto nella prima frazione di gioco,
ora Nemesio gioca largo a sinistra per Ruggeri, Ruggeri torna nuovamente da Gabrielli, quindi Mellaro, lancio lungo verso Guidi, buono lo stop qui da parte del numero 9, è chiuso molto bene, c'è fallo poi secondo il direttore di gara. 25 metri posizione offensiva sulla tre quarti offensiva di sinistra per la Montagnola, quinto minuto di gioco, c'è sempre il numero 4, alta la linea di difesa, c'è Prete largo a destra, Giulio il 3, Giulio palla taglia dal centro, Santucci evita, arbitro gancio qui, Guardaline chiamato il cambio per il Borgo Rosso, uscirà la Cialamella, entrerà con il numero 16 Acerbi, ottima la gara disputata da parte del numero 20, sentito un dolore gamba destra all'avvio di gara del secondo tempo, Di Maria a saltare, manca l'aggancio, quindi Nemesio largo a sinistra per Ruggeri, si gira il numero 14, torna nuovamente da Nemesio quando siamo al centro di centrocampo, poi Ciolli in due tempi supera Carrano, poi Gabrielli, porta palla il numero 15, Guidi si abbassa, poi Gabrielli, Nemesio, si Guidi, nuovamente Gabrielli sposta il pallone centralmente basso su Ciolli, quindi Mellaro aggancia, si accentra, torna nuovamente dal capitano, lancia Ruggeri, chiuso bene qui, poi Nemesio, non è finita, Ruggeri alza il pallone, Di Carlo si ha sulla destra, Santucci vede lo scatto da parte di Carrano, pallone che passa, lo stop da parte di Carrano, rimane lì, spinta fuori c'è Ruggeri, quindi Gabrielli, gioca ancora sulla sinistra, il lancio da parte di Nemesio verso Policarpo, scatta il numero 17, Lovizon fa suo il pallone, Lovizon manda il pallone largo sulla sinistra verso Melchiorre, salta insieme a Prete, poi Falsoia a ripiegare, Carrano palla in fallo laterale in favore del Borgo Rosso con Petrolo pronto a battere, esce il numero 17 Policarpo intanto per la Montagnola, il suo posto fa ingresso in campo il numero 10 Campoli, lancio lungo di Petrolo verso Carrano, poi Di Maria, palla in fallo laterale, si scalda anche Petrella per la Montagnola, vediamo pronto a fare il suo ingresso in campo, palla centrale per Melchiorre, aveva innescato Carrano, palla fuori, eccolo il cambio per il Borgo Rosso, venite Di Ma, va bene, bravo Di Ma, c'è il numero 98 Di Maria, il suo posto è il numero 76 Petrella, bravo Andrea, e Giulio vai tu sul centro-destra, dai Andrea, tra Andrea Petrella posizione di centrale centrocampo insieme ad Acerbi, setto centrale centrocampo totalmente cambiato rispetto all'inizio per Borgo Rosso che vedeva Santucci, Di Maria, la Cialamella, pallone intanto lunga per Guidi, lo stop da parte di Guidi, fischiato il fuorigioco, fuorigioco fischiato a Guidi,
Vediamo anche pronto Farris a fare il suo ingresso in campo per il Borgo Rosso. Di Carlo larga sulla destra, palla per Santucci, torna indietro per Tartaglia, poi Carrano di testa, sono Ciolli, lancio lungo di Ciolli, Campoli trova Guidi, è scattato Falsoi, lo vede, palla lunga, lo vede, prova Melchiorre largo a sinistra, sale Melchiorre, si accentra, trova Cerbi, scattato Tartaglia largo a destra, ancora a ricevere il numero 16, il lancio è lungo proprio verso Petrella, tocca il suo primo pallone in direzione Melchiorre all'interno dell'area di rigore, lo stop Prete fa buona guardia, deve poi uscire Mattei, calcio d'angolo dalla sinistra in favore del Borgo Rosso, tra sempre numero 12 Giulio Santucci, fuori Petrella e Acerbi. Cross sul primo palo, respinto da fuori, la impatta Acerbi, palla in fallo laterale dalla destra. Cambiamo pure noi, arbitro! Arbitro! Melchiorre! Mirko! Cambio per il Borgo Rosso, uscirà il numero 44 Melchiorre, al suo posto il numero 94 Farris. Andrà in posizione di alto a sinistra. Petrella, occhio qua, non lasciate solo Pedro. Pronto a battere Ruggeri. Verso Guidi. Buona la chiusura qui da parte di Santucci. Ancora fallo laterale però per la Montagnola. 12° minuto di gioco in corso. Guidi verso Murtas. Si abbassa Farris a ricevere. Pedro lo fa scorrere. Fallo laterale. Trova Cerbi in posizione di centrale. Verso Farris. Prete chiude di testa. Poi Murtas mette giù il pallone numero 7. Fra tre uomini. Molto bene per Campoli. Qui scatta il numero 10. Il tocco di Guidi. Per Nemesio, ancora Nemesio in possesso, sale Nemesio, va al tiro Nemesio, palla fuori. Montagnola più convinta in questa seconda parte di gioco, diversi cambi che hanno forse spezzato quelli che sono stati i meccanismi di gioco visti in campo nella prima frazione di gioco per il Borgo Rosso. Parte Lovizon verso Farris. Di testa verso Carrano, Ciolli. Molto bene qui anche la chiusura da parte di Tartaglia. Poi Gabrielli gioca su Guidi. Messo fallo su di lui. Posizione leggermente avanzata. Propria area. Metà campo. Centrocampo. Batterà Mellaro. Si lascia a campo lì. Batte Campoli, palla fuori verso Carrano, ancora Campoli, scodella al centro Acerbi, la spazza, chiude Gabrielli, poi Acerbi nuovamente, sale il numero 16, palla al piede, si allarga Farris sulla destra, Mellaro fa buona guardia qui, poi perde il pallone, scivola proprio su di esso Nemesio, la manda in fallo laterale. Taglia pronto a far riprendere il gioco centralmente, palla lunga verso Santucci, rimane a terra, anzi a Carrano, poi Ciolli a chiudere, pallone lungo verso Murtas,
stoppa. Ottima qui la chiusura da parte di Petrolo. Prete, lancio verso Campoli, si gira il numero 10, ancora Campoli, Suola, pallone lungo verso Lovizon, lo fa suo, lancio verso Carrano, ancora Gabriele a chiudere, sbagliato qui il disimpegno, sale Carrano, rimane a terra, ottima la chiusura da parte di Gabriele sul pallone che ha rischiato in quanto già ammonito, cascato male Carrano. Cascato sulla schiena Carrano. Grande Francesco! Pronto, ci cerchia fare il suo ingresso in campo. Numero 19. Carrano pronto al cambio. È rimasto a terra qualche secondo prima di uscire dal campo. Il numero 26, buona la gara disputata da parte sua, poco incisivo forse sotto porta. Carrano ancora dolorante alla schiena. Sedicesimo minuto di gioco, esce Carrano, entra Cicerchia il numero 19, Petrolo centrale per Acerbi, vede Farris, manca il gancio, fallo laterale in favore della Montagnola. Lancio lungo, Campoli porta palla al 10, vede Guidi, su di lui Di Carlo, buona la chiusura, Acerbi si alza, vede largo a destra, ora Cicerchia che scatta, fuori gioco da parte del numero 19. Occhio Cice! A Francesco! La riprendiamo sta partita, giochiamo! Pallone largo a sinistra per Ruggeri. Pallone lungo verso Guidi. Di tacco di Carlo a chiudere. Batterà Ruggeri. Gioca lungolinea, palla che esce, rimessa dal fondo in favore del Borgo Rosso. Batterà Lovizon. Il lancio lungo dai. Di Lovizon, 18° minuto che scocca in questo momento. Palla larga a sinistra per Santucci, buona la palla, raso terra. Chiuso Pau, conquista ora palla il numero 75 verso Cicerchia, contro Mellaro combattere alla meglio il numero 4, il pallone lungo verso Campoli, chiuso da Di Carlo. Di Carlo manda in avanti il pallone verso Acerbi, ancora centrale Cicerchia, trova ancora Acerbi, il lancio verso Cicerchia, lo stop all'interno della rigore, si gira pallone da fuori, Pau il tiro, palla fuori. Riprenderà il gioco Mattei. Gabrielli, Mellaro, gioca su Campoli, ancora Mellaro, sulla sinistra, scatta Ruggeri,
Porta palla il numero 14, alza la testa, tenta il cross centrale verso Murtas, tiro cross secondo che vediamo da parte sua. Lobizon fa su il pallone, rilancio lungo verso Pau, Nemesio a chiudere, pallone che rimane lì, ancora in possesso il numero 11 verso Guidi, buona la chiusura qui da parte di Di Carlo, ci cerchia, si gira verso Santucci, perde l'aggancio, Mellaro vede falso in largo a destra, Petrella su di lui, poi Campoli di tacco, Acerbi, Santucci contro Campoli, Campoli commette fallo, il numero 10 su Santucci, Crea gioca corto su Acerbi, ancora Crea, stop di Farris, porta sul pallone Murtas in pressione, poi Ciolli in avanti, Petrolo supera la propria metà campo, di tacco verso Farris, scivola, ruba palla Falsoi, poi Murtas, è scattato Falsoi largo a destra, si accentra però Murtas, tenta innescare sia Campoli sia Falsoi, nessuno dei due arriva sul pallone. Centralmente Acerbi, palla larga a sinistra per Farris, all'interno dell'area di rigore esce Matei, rilancia lungo Matei verso Guidi, di testa d'artaglia, pallone che rimane lì, la prende Campoli, va al tiro, impatta su Crea, palla in calcio d'angolo dalla sinistra. Questo che arriva, questo che viene, questo che viene, svegli! Palla taglia dal centro, messa fuori, poi Falsoi la botta e Lobizon la fa sua. Pallone lungo in zona Pau, chiude Prete, porta palla al numero 3 centralmente, supera proprio a metà campo, innescato Campoli sulla sinistra, indisturbato in questo momento Tartaglia, accende una timida pressione, cross di Campoli verso Guidi, chiuso da parte di Acerbi, porta palla fuori Petrella, allarga a destra, poi centralmente Santucci verso Pau, chiuso Lemmo, Mellaro tenta la botta, non è finita, c'è Murtas, Lobizon la fa sua. Si fa male anche Pau. Entrerà vediamo qui posto di Pau. Entrerà con il numero 22 Lemmo al posto del numero 75 Pau. Farris unica punta, Santucci e Lemmo dietro di loro. Entra ora Cristian Lemmo. Farris unica punta, ci cerchia largo a sinistra, Lemmo a destra, si abbassa invece Santucci che con i suoi piedi può innescare tutti e tre lì davanti. Pallone lungo, Falsoi trova Mellaro centrale, buona la chiusura, Petrella mette giù, pallone lungo verso Santucci, chiuso, poi ci cerchia centrale per Acerbi, è scattato Lemmo largo a destra, si accentra anche lui, Acerbi
manca il tempo per il lancio, poi Di Carlo si abbassa, Tartaglia mantiene il possesso, non per tempo prolungato, buono lo scambio di Nemesio con Guidi, mantiene il possesso numero 11, centrale verso Falsoi, Petrella manda lungo, mette giù il pallone Farris, chiuso, cresciuta molto la Montagnola in questa seconda frazione di gioco. Mellaro centrale, Guidi scarica a sinistra per Ruggeri, dietro per Gabrielli, centrale per Ciolli, ancora Ciolli palla al piede, il cross verso Guidi chiuso da Di Carlo, ancora ad impostare però la Montagnola con Mellaro, di petto Guidi, Di Carlo da fuori, palla in fallo laterale in favore della Montagnola che rimane in posizione d'attacco. Gioca dietro per Gabrielli, Mellaro si alza anche Prete, di fatto ora due uomini solo in difesa per la Montagnola che stanno attaccando in tutti i modi, Murtas tenta di mandare fuori campo Petrolo, poi Cicerchia, rimane a terra Cicerchia, un pestone da parte di Murtas, calcio di punizione in favore del Borgo Rosso. Acerbi scarica su Crea, quello in possesso, salta l'uomo Falsoi, poi Guidi di testa verso Campoli, Petrolo lancia lungo verso Faris, esce Ciolli, Di Carlo verso Lemmo, torna indietro da Tartaglia, quindi Lovizon, palla lunga di Lovizon verso Faris, ancora Ciolli su di lui, poi Santucci, è buono il lancio verso Cicerchia, ottima la chiusura da parte di Prete di testa, pallone che rimane lì tra i piedi di Cicerchia, Cicerchia per Petrella, 67esimo minuto di gioco in corso, Santucci a rubare palla, Murtas su Santucci, si gira molto bene centralmente per Farris, Farris per Lemmo, non scatta in tempo, palla che termina in rimessa dal fondo in favore della Montagnola. Pronto a riprendere il gioco Mattei su Ciolli, Gabrielli, quindi Mellaro, Ciolli ruba palla, Farris sale Lemmo, ancora Farris in possesso, trova Acerbi, il piazzato, palla che esce, spreca malamente qui il Borgo Rosso. Bravo Acerbi, bravo. Gabrielli porta palla centralmente per Guidi, si gira fra tre uomini, poi Mellaro si allarga, Falsoi a ricevere, pallone lungo lo trova Murtas che innesca Falsoi, c'è Petrella a fare un'ottima chiusura centrale per Di Carlo, quindi Acerbi, Acerbi perde palla in favore di Nemesio che ruba palla, supera anche Di Carlo, commette fallo. Pallone lungo, altissimo ora verso Guidi, bravo Crea, poi Lemmo torna centralmente da Di Carlo, quindi Santucci, Acerbi nuovamente per Di Carlo, allarga sulla destra per Tartaglia, Nemesio rimane fermo, Di Carlo allarga totalmente, cambio di gioco per Cicerchia, trova Petrella, è entrato Farris, lo vede Petrella, ottima la chiusura da parte di Prete,
Abbiamo viste 3 o 4 questo secondo tempo di chiusure ottime da parte del numero 3 Prete. Falsoi si gira molto bene, guadagna calcio di punizione da tre quarti, offensiva di destra. Settantesimo minuto di gioco. Cambio ora per la Montagnola. Sì, no, sono solo indicazioni per il numero 3 Prete. Infatti stavamo dicendo, sta disputando un'ottima gara. Vediamo Braia pronto ad entrare però. Campoli. Tre quarti offensiva di destra. Svegli, svegli a marcare, svegli! Batte Campoli. Troppo sotto porta, la fa solo Lovison. Aspetta che siamo tutti là, aspetta, facci salire. Gioca corto su Di Carlo. Quindi Tartaglia. Davanti a Lucio Lemmo, il lancio è lungo. Verso Farris. Esce Mattei. Era ottimo il lancio per Farris, segnalato poi fuori gioco. Dai, dai ragazzi, dai. Batterà Ruggeri. Gioca dietro da Ciolli. Quindi Prete. Mortas. Centralmente da Mellaro. Torna indietro da Mattei. Mortas. Rimane lì Farris in pressione, il pallone è lungo, riesce a farlo su Nemesio, innesca Falsoi sulla destra, costretto a incorrere Petrolo. Bravo Falsoi qui, mantiene il possesso il numero 8, ancora Falsoi all'interno dell'area di rigore, sale il numero 8, ancora Falsoi, impatta contro il muro bianco-celeste del Borgorosso, palla fuori dall'area di rigore. Petrella, sale Mortas. Passaggio buono per Acerbi, ottimo a tagliare il campo. Scatta Farris alla cassistra, attualmente fuori gioco. Quindi sulla destra trova Lemmo, Acerbi, sale Lemmo. Centralmente, poi perde palla Nemesio. Calcio di punizione in favore della Montagnola, batte sempre Mellaro. Cice, occhio Cice. Sia Falsoi che Mortas, larghi a destra. Va Mellaro verso Falsoi, non riesce ad agganciare, fallo laterale in favore del Borgo. Batterà Petrolo. Mortas di testa, palla in fallo laterale nuovamente per il Borgorosso. Pronto Petrolo a battere. Lungo. Ci cerca lo stop. Impatta su Falsoi. Ancora fallo laterale in favore del Borgorosso. Sempre Petrolo a battere. Giulio, fatelo da te, Giulio. Giulio, Giulio, Giulio. Lungo Petrolo. Gabrielli di testa. Palleggio volante. Poi Petrolo, chiude Falsoi, pallone che rimane lì, si gioca, Petrella poi manca l'aggancio, fallo laterale in favore della Montagnola, Mortas batterà. Va Mortas, mette fallo, anzi no, Petrolo si gioca, ci cerca, scarico su Santucci, innescato, Lemmo, palla troppo lunga per lui, la fa sua Mattei che gioca velocemente su Ruggeri. Gioco che si velocizza in questa fase, 73esimo in corso, 9 alla fine. Guidi si gira fra due uomini, perde poi in palla, calcio di punizione in favore della Montagnola. Sempre Mellaro incaricato con la battuta dai calci piazzati, numero 4. Batte lungo Mellaro di testa, crea
Poi Campoli. Veniamo su. Si gira il numero 10. Lotta contro Santucci. Ancora Campoli in possesso. Porta palla. La gioca dietro. Poi Ciolli. Prete. Lancio lungo. Petrella a rubare il pallone. Vede Santucci. Sale Santucci. C'è Lemmo largo a destra. Innescato Cicerchia. Cicerchia largo a destra. Fuori gioco ora attivo da parte di Farris, che non ha fatto in tempo a disinteressarsi del pallone. E palla che poi termina sui piedi di Cicerchia, ma fuori gioco totalmente attivo da parte del numero 94. Nemesio gioca su Ruggeri. Quindi Campoli porta palla il numero 10. Sale Campoli, cross centrale verso Guidi, palla che termina fuori, fallo, rimessa dal fondo. Dai, va bene, meglio. Tirati. Pronto a riprendere il gioco Lovizon. Dai ragazzi, bene. Lovizon va lungo, palla che termina fallo laterale in favore la Montagnola. Gabrielli, Guidi, ottima la chiusura da parte di Carlo. Petrella chiude Murtas, c'è fallo su di lui. Batterà Santucci. Il lancio di Santucci verso Farris, chiuso. Poi Petrella. Porta palla il numero 76, scivola. C'è Cicerchia, non riesce a mantenere il possesso. Gabrielli porta fuori la squadra. Petrolo va a lungo. Palla che non esce. Murtas in possesso. Torna indietro da Mattei. Mattei, poi Ruggeri. Porta palla a Ruggeri. Scattato Nemesio davanti a lui. Campoli dietro, chiude Petrella, poi di tacco sale Farris, spalla al piede tra due uomini, Ciolli, poi Lemmo, ancora Ciolli, cerca di far valere tutti i suoi centimetri, ce la fa, manda avanti Campoli, buona la chiusura da parte di Tartaglia, sale il numero 4, trova Lemmo, palla poi in fallo laterale per la Montagnola. Adesso 77esimo minuto, ora Crea, chiude Santucci, non aggancia, poi Acerbi, quindi Petrolo, il lancio largo a destra verso Lemmo che spizza di testa, c'è solo Ruggeri a ricevere che può portare palla ora, Lemmo su di lui, chiude molto bene Cristian Lemmo, ancora Lemmo, sale Lemmo al limite dell'area. Santucci, anzi Farris, centrale, chiuso, ne esce bene ora qui la Montagnola. Campoli, quindi Guidi, hanno ancora avanti il pallone, chiude Di Carlo, Tartaglia, Di Carlo, ancora Tartaglia, Guidi in pressione, ottima la gara di spola al numero 9. Gabrielli, Campoli, break della Montagnola ora in avanti con Gabrielli che si stacca, ancora Gabrielli tenta la roulette, palla che termina, in rimessa, sì, no, calcio d'angolo, la tocca Tartaglia, palla al centro da fuori Murtas, la tocca solo col tacco. Fallo laterale in favore del Borgo Rosso. Poco più di due minuti alla fine. Prete di testa. Ancora palla in avanti per Farris, che però abbiamo potuto sentire che è infortunato.
campo lì. Portapalla. Il lancio lungo all'interno dell'area di rigore per Guidi. Si gira. La mezza rovesciata all'interno dell'area di rigore. Se impatta il pallone lì Guidi, fa un euro gol. Pronto Murtas a battere. Occhio, ehi. Parlis, dai una mano, Parlis. Batte Murtas. Fra centrale per Guidi di testa, Lovizon, Guidi da due passi. Aspetta, si aspetta. Manca. Aspetta. Il gol vittoria. Aspetta. Il lancio lungo. Ciolli è solo, può amministrare il gioco. Aspetta Lovi. Fatto male pure Giulio. Pure Giulio, siamo in 9. Siamo in 9, Cicè. Palla fuori. Gabbio. Lemmo. Lemmo. Siamo due infortunati, state stretti. Esce Murtas, intanto entra Policarpo. Batte Policarpo. Di petto Gabrielli, si gira lungo linea per Guidi, palla. Calma! E termina il fallo laterale. Calma! Ultimi minuti concitati della gara. Non si sblocca, ancora fermi sull'1-1. Abbiamo raccontato di una gara con il secondo tempo con ritmi molto più bassi rispetto al primo, una Montagnola molto più aggressiva rispetto al Borgorosso questa seconda fase di gioco. Calma, calma! Ma nessuna delle due squadre è riuscita ad incidere sotto porta, quindi è mancato prima con una meravigliosa mezza rovesciata all'interno dell'area piccola il gol e poi a tu per tu con l'Ovizon di testa, praticamente un passaggio tra le braccia del portiere. Ammonito Lovizon per perdita di tempo secondo il direttore di gara. Pronto a riprendere il gioco. Batte Lovizon. Ciolli ruba palla, sale il centrale di difesa. Poi verso Campoli, ottima la chiusura qui. Ancora fallo laterale in favore della Montagnola. Buono, concentrati e calmi. Batterà Nemesio. Concentrati e calmi. Centrale verso Gabrielli. Ancora palla tagliata dal centro, Lovizon la calma, fa sua. Calma, stai giù! Aspetta! 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 Ferma! Tieni sta palla lontana! Ancora avanti, Lemmo. Pallone lungo verso Farris, che sembra essersi ripreso e scatta sulla destra. Cross al centro, impatta sulle gambe di Ciolli. Tielo là, tielo là, tielo là, dai Lemmo! La palla centrale per Mattei. Guarda dato, ma non è finito. Quando cazzo la palla lunga, Mattei. Occhio, staccatevi di Carlo. Pallone lungo. Di Carlo, di testa. Ha ammonito anche Cesaretti. La testa cazzo, mancano due minuti. Sali, sali. Un minuto ora. Lancio lungo. Palla che passa. Calcio di punizione in favore
del stai Borgo Rosso, calcio Piceto di Carlo. Che cazzo, ma stai giù, no, porca puttana! E buon culo di Carlo! Non gli dare corda! Difendere il gioco con Lovizon. Tieni sta palla giù! Palla lunga di testa Ciolli. Mellaro scarica su Ruggeri, sale Lemmo su di lui. Ruggeri manda lungo verso Gabrielli, poi Policarpo, Petrolo. Petrolo difende il pallone. Fallo. Questo non può stare. Questo non può stare in portiere. Petrolo! Arriva la palla fuori, il nostro prende la palla, sì, non sta qua, sta il Lomborghese, non ce ne sarà, ma non ce ne sarà quello Lomborghese qui, sei espulsi un'altra volta, non lo so, quanti la buttano fuori, adesso sta. Io non c'ho parole. Non giustifica nessuno. Il giocatore nero con la palla, finisce 1-1 derby dell'Urbedevere tra Montagnola e Borgo Rosso. Le reti di Falsoi e Santucci tutte nel primo tempo, nervosismo nel finale, finisce così 1-1. Vi ringraziamo per la visione, buona serata. Porco Dio, ma che buono, ma non cazzo.